Ma tu sei stato anche in Cina, caro donna. Ma te capì? A girarmi in peschiera. La prima domanda è: come mai ha iniziato a occuparsi di tutto questo? Come mai questa vocazione? La motivazione è che nei primi anni del mio sacerdozio, anzi forse qualche anno prima, ho guidato dei campi di lavoro dei giovani in Medio Oriente, Gerusalemme, e poi in Giordania, poi sono andato in Turchia, in Siria, e questi campi di lavoro che erano per me un'educazione ai giovani che conducevo ad allargare un po' l'orizzonte della vita e soprattutto verso questi mondi nuovi, questa religione un po' nuova, mi hanno poi introdotto a un cammino anche per me di approfondimento di queste cose. E con la diocesi poi ha scaturito questo cammino di studio al Pisai, con prima i 3 anni, poi il dottorato e poi qui l'inserimento nella diocesi con una pastorale proprio concreta, girare in diocesi, cercare i centri islamici, mettermi in contatto con loro e tentare quelle relazioni che si potevano, soprattutto nel mese di Ramadan con i messaggi del Pontificio Consiglio o a fine mese con il messaggio del nostro Arcivescovo. Naturalmente tutto questo non era stando seduto su una scrivania, ma passando spesso di centro in centro, conoscendo le persone, invitandole poi qui da me, creando poi col Forum delle Religioni anche una struttura più formale per poter davvero tenere questi contatti. Ecco, quindi un cammino un po' dove il Medio Oriente mi ha chiamato, dove dal Medio Oriente sono passato alla conoscenza dell'Islam, dove poi l'approfondimento mi ha convinto che bisognava fare qualcosa anche, e si è potuto fare qualcosa anche di bello. Questi campi di cui parlava all'inizio con i giovani erano un'iniziativa della diocesi oppure legati alla Caritas? Non so. No, erano legati inizialmente ai salesiani che avevano delle case in Medio Oriente e che avevano intrapreso questo cammino per chi voleva dei giovani di formazione in Medio Oriente, sul mondo orientale, eccetera. E io mi sono subito aggregato con i giovani di Milano, soprattutto c'erano Corso Naviglio, Pioltello, una zona di amici. Poi abbiamo creato l'IMO, l'impegno Medio Oriente, per poter tenere questi rapporti, continuando i campi di lavoro per i giovani, educandoli quindi a un'apertura, a una sensibilità nuova, niente di più. Di che anni stiamo parlando? Allora, il primo campo di lavoro risale al 1970 a Samakhie in Giordania. 71 lo abbiamo ripetuto, 72 ho detto la prima messa per cui non ho potuto partecipare, poi dal 73 in avanti abbiamo continuato, però lasciando il paese da cui avevamo iniziato e allargandoci un po' su tutto il Medio Oriente, la Siria, la Turchia. Naturalmente con la possibilità di essere sempre accompagnati o dai salesiani o dallo stessi preti di Gerusalemme o poi attraverso qualche prete siriano medio orientale. Gli anni al Pisai sono stati intorno agli anni 80, quindi gli No, studi 90-94. 90-94, quindi comunque c'erano grandi figure al Pisai. Sì, c'era. Infatti, Maurice Bormans. C'era Maurice Bormans che finalmente si trovava un sacerdote diocesano a studiare Islam, è diventato amicissimo al punto tale che ogni volta che passava da Milano veniva a dormire qui, si fermava in casa mia. Ecco, è nato un po' il tutto e poi ovviamente un pochino di esperienza anche mia qui dentro la diocesi. Quindi lo studio a Pisai, diciamo, è stato, se vogliamo, inviato dalla diocesi a approfondire questi studi, oppure è più un desiderio personale che è stato accolto dalla diocesi? Ma io credo che ci sono tutte e due le cose, perché se era solo mio non so se riuscivo. C'era allora un signor Giudice. giudice che ha preso al volo questo mio desiderio e allora mi ha subito favorito questa strada. Favorito vuol dire che mi ha trovato a Roma anche il posto di mangiare e dormire, per dire vai, studia. Ma quindi il discernimento è stato con Giudici, non con Martini in persona. Poi dopo con Martini ha Ma io seguito. credo che giudici,
Vabbè, sentisse Martini, certo. Però è interessante, cioè questa scelta predata e precedente rispetto all'intervento famoso di Martini. Sì, 190. Capito. Quindi... Ed era un momento in cui Borba stava venendo qui a Milano. Non so se perché Martini l'aveva chiamato per preparare quel documento, noi e l'Islam, o no. Quindi la tua scelta ha quasi aperto una via che poi dopo la diocesi ha riconosciuto in pratica, sì, con la figura autorevole del cardinale. Quella è stata l'occasione per favorire un po', per darmi la possibilità di poter studiare e di andare a Roma. È interessante quello che dice di una religione quasi nuova, ha utilizzato questo termine, nel senso che effettivamente già sembrava un po' profetico appunto il discorso di Sant'Ambrogio di Martini negli anni 90, qua stiamo parlando di prima degli anni 90. Sì. Quindi effettivamente la percezione era che era una religione nuova qua a Milano, insomma. Sì, adesso più che qui a Milano, nella mia vita. Io ho cominciato a partecipare le primissime volte ai grandi incontri che i musulmani facevano, dove adesso c'era la piazza Maciachini, adesso tutto occupato, una volta era un grande spazio enorme e il loro viale Jenner, piazza Maciachini, era molto vicino e quindi facevano questo grande raduno. Lì ho cominciato a farmi conoscere, lì hanno loro cominciato a conoscere me, ma semplicemente come un prete che era curioso. Però da lì poi sono nate davvero tante cose. Quindi lei si recava, non so, immagino il venerdì, quindi? No, mi recavo quando c'erano le grandi feste, festa del Fitro, oppure sì, la festa, perché sapevo di questo raduno. C'erano giornalisti che mi interpellavano, che mi dicevano un po' cosa c'era da fare. Qualcosina già masticavo di Islam. Ritorno ancora sul Pisani, al di là del bel rapporto con Bormas, chi altri c'era o altre figure o altri momenti al Pisani che si ricorda, che l'hanno formata letteralmente? Okay, innanzitutto la classe, no? Il gruppo di amici, la classe, dove c'era un chierico che adesso è beato perché è stato ucciso ad Algeri. Mi ricordo soprattutto Bormas che mi ha preso a cuore, altre professoresse del Pisai, suore, che mi avevano preso a cuore, nel senso che vedevano un prete diocesano che si impegnava in queste cose. Mi ricordo che sono stato accolto davvero con tanta simpatia e ovviamente ho cercato di rispondere con tutto l'entusiasmo che avevo. Il dottorato, se posso chiederlo, l'ha fatto sempre lì, quindi? Sì. In che cosa? Il dottorato ho voluto esaminare tutti i testi scritti da musulmani in lingua italiana dal 1990 al 2000, quasi 200-300 testi. Cioè quando stava sorgendo l'Islam qui a Milano, quali erano i testi che venivano proposti, soprattutto nei mercati. Ecco, io lì ce li ho tutti raccolti in quel scaffale. In questo scaffale si vede veramente dove c'è l'ABC dell'Islam. Quindi si tratta di sussidi catechetici? Catechetici, loro. Dove però si vede questa dawa, per usare un termine, questa voglia di propaganda loro dell'Islam qui a Milano, ecco. Ripeto, il fatto che sono stati trovati, e io stesso li ho trovati sui mercati, queste cose dicevano appunto che la gente che li distribuivano gratis. E l'Islam quindi di Piazza Maciachini, per capirci, quindi appunto anni 80, questo Islam milanese, se vogliamo, come l'ha visto cambiare in questi ormai decenni proprio? Ma l'ho visto cambiare in questo senso, da un primo Islam che più era in via Padova e non in Viale Jenner, che poi si è spostato in Viale Jenner, quindi una prima divisione, un Islam dove in Viale Jenner si pensava un po' alla formazione, c'era la scuola islamica, nel senso che era una formazione dei loro ragazzi con la cultura araba, con la lettura araba, con tutto. Ecco, poi ho visto, ripeto, la divisione tra Viale Jenner, si è passato in via Padova, ovviamente due culture diverse, pur inizialmente partite allo stesso livello, non era via Padova esattamente, ma era lì sopra. Ho capito, sì. Sì, poi sono andati in via Jenner, poi sono tornati in via Padova, poi sono andati a Segrate, sì, quei tre grandi centri all'inizio, poi dopo si sono diffusi. Io qui adesso ho un libretto che ho stilato. Famoso libretto di tutti i contatti che ha creato. Ecco, questo per esempio è un lavoro che ho fatto in questi anni, dove musulmani, donne insieme,
perché abbiamo creato anche questa piccola possibilità. Giovani cristiani musulmani, cristiani vicini ai musulmani in diocesi. Ecco, qui ho segnato tutto. Ho messo l'aggiornamento ultimo, che era nel 23, portava qui nella zona di Milano, portava circa una quarantina di centri, alcuni più grandi, quelli più famosi, ma poi anche altri centri. E poi ho lavorato su tutte le 7 zone della diocesi, facendomi aiutare dai sacerdoti, per vedere quanti centri islamici stavano nascendo in tutta la diocesi. Poi ho curato ovviamente la ricerca di nomi, di responsabili, per poter davvero relazionarmi con loro. E le relazioni erano quasi sempre durante il mese di Ramadan, mandando all'inizio del mese, come forse vi ho già detto, il messaggio del pontificio, e a fine mese invece il messaggio dell'arcivescovo, che in quegli anni stava sorgendo. Ho raccolto adesso in un volumetto dal Cardinal Martini in avanti tutti quei messaggi che sono stati mandati. Ho cercato di tirar fuori un filo, ma non sono riuscito ancora bene. Però ecco, almeno la continuità della Chiesa nostra con questi messaggi, col mio piccolo sforzo di farli arrivare a tutti i centri, c'è stato in questi anni, quindi credo che sia una bella cosa. Il primo di questi messaggi quindi è stato Martini? Primo è Martini, sì. Ti ricordi la prima volta che sei entrato in una moschea con questo tipo di messaggio, no? Cioè, se ti ricordi le sensazioni e se ti ricordi come ti hanno ricevuto? Sì, sì. Sono andato a quel Pala Lido che adesso non c'è più, che hanno abbattuto, no? E sapevo che c'era l'incontro, sono corso la mattina con questa lettera dell'arcivescovo, mi sono fatto conoscere perché alcuni poi mi conoscevano, ed è stato simpatico il tutto, perché loro hanno la preghiera e prima della kutba, della predica, no? A un certo punto la gente se ne va a casa, perché è interessante fare la preghiera la mattina e poi andarsene a casa. E lì il responsabile ha preso il microfono e ha detto: un prete cattolico è venuto a portarci gli auguri. Ecco, un silenzio nel Palalido che te lo immagino, tutta la gente che va per andare a casa, per andare a mangiare, per andare a far festa, e invece un annuncio così che blocca tutti mi ha colpito. E allo stesso tempo io quattro parole sono riuscite a dirle, qualcuna in arabo, qualcuna in italiano, non ricordo quella frase, Bismillah al-Waqid, loro usano sempre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nel nome di Dio il clemente, il misericordioso, no? Io mi sono permesso di Dio nel nome dell'unico Dio. Quindi diciamo, se dovesse riassumere quel libretto lì, con questi 40 centri, lei probabilmente è una delle poche persone che ha davvero una visione d'insieme di quello che c'è sul territorio. Mi pare. Ecco, innanzitutto che non abbiamo un Islam solo a Milano, ma ci sono tanti gruppi organizzati. La maggioranza sono marocchini, ma per amor del cielo dico tutti gruppi aperti. Mi sono trovato nella vita solo uno o due centri abbastanza chiusi, però anche qui non così impossibili, bastava un po' di volontà in più e si sarebbe potuto entrare un po' meglio. Sono entrato anche in centri salafiti, che abbiamo almeno uno senz'altro a Milano, poi non so altri, e anche lì attraverso il papà di un ragazzo che io seguivo mi ha portato dentro questa gente tutta vestita di bianco, che mi ha ascoltato, credo con un po' di stupore. Per dirti, anche i massoni di Milano mi hanno chiamato a parlare dell'Islam di Milano, in un ambiente per me. Questa gente con il grembiulino, con le mani, mi ricordo che mi hanno ascoltato salendo su un posto elevato, e lì ho cercato anche lì di parlare di questo valore, questo mio piccolo impegno che avevo, e di fronte alle domande che mi facevano lì, non so se posso dirlo, ma erano tutte persone, certo, altolocate, no? Delle domande davvero per sapere un po' com'era la situazione. Mi sembrava che dovessero saperla, forse più di me, ma se l'hanno chiesta, e naturalmente hanno colto qual era lo spirito che noi, la Chiesa, insomma, avevamo verso queste persone, questo desiderio così di lavorare scoprendo gli stessi valori che avevamo, dei valori comuni sui quali lavorare, ecco. E di questi valori comuni quale direbbe il principale?
Ma quello su cui tanti degli altri documenti hanno portato le due parole, insomma, l'amore verso Dio e l'amore verso gli altri, no? Il documento della lettera del 138, eccetera. Per cui io queste cose le ho notate. Per cui quando ti accorgi che siamo in linguaggio comune su queste cose, ti accorgi di essere molto vicino, insomma, no? La cosa interessante è anche capire la ricezione da parte della Chiesa, non soltanto dei nostri capi e dei nostri superiori, ma anche dagli altri sacerdoti e poi anche dalla gente rispetto al tuo ministero. Anche qui io credo, mi sono confrontato con realtà diverse. Milano ovviamente è una città aperta, però basta andare un pochino più verso Erba, quelle zone lì, ecco, mi sono sentito spesso denigrato per quello che facevo Anche da parte dei e confratelli? parte di confratelli, sì, mi ricordo bene. Non è uno di decanato, ma che lavoro fai, ma cosa perdi tempo, e lì tutta la mia passione di colpo Certo, scema. certo. Ma invece è interessante il fatto che hai attraversato periodi da un punto di vista politico molto accesi per il dibattito interno all'Italia sul separatismo nordista, sulle questioni legate al terrorismo islamico che prima era lontano da noi e poi dopo è entrato in Europa, poi con l'11 settembre è diventata deflagrante la questione. Per cui il tuo impegno, ovviamente, anche se inizialmente non era di carattere politico, però veniva letto secondo una chiave anche politica. Ecco, Certo. come hai attraversato la fatica di questa tensione? Parlando sempre bene di questi incontri che facevamo, prospettando sempre quel lavoro che si poteva fare, anche se non è che poi facevamo grandi cose, no? Trovarsi a pregare insieme, trovarsi a festeggiare insieme certi valori, certe piccole cose, ecco, questo sì. Ecco, questo cortile che forse avete visto qui sotto. Qui c'è un saloncino molto bello, la mia stessa casa, sono diventati davvero luoghi di incontro. Insomma, una volta in sala avevo tutti gli imam di Milano, figurati. Però non ho mai sentito resistenza da parte loro venire verso di noi, verso la chiesa. E credo che loro non abbiano mai sentito, soprattutto nella chiesa milanese, dai nostri vescovi in avanti, delle persone cosiddette avversarie, nemiche o contro l'Islam, anzi. Ma per esempio i politici, soprattutto cittadini, magari anche quelli regionali, hanno provato a interloquire con te per avere una sorta di mediazione, di rapporto con le comunità islamiche? Ti dico di sì, avevo tentato io di dire qualcosa a qualche, soprattutto in regione, perché mi avevano spinto, ma la risposta c'è, che mi ha dato, sappiamo bene anche noi, non abbiamo bisogno di lei. La regione, no, ma dico invece la municipalità, No, il comune. la municipalità è stata invece molto più attenta. Mi ha fatto anche delle manifestazioni delle religioni, del forum delle religioni, fino ad andare al palazzo del municipio. Tutto questo, insomma, ha portato anche un'apertura, insomma, poi un po' di stampa si ha supportato, insomma, quindi senza critiche eccessive, senza critiche. Poi qualche piccolo gesto che abbiamo fatto, per esempio, negli ultimi 2 anni o 3 anni, io all'ospedale Trivulzio, rivolto agli ammalati, sono stati piccoli gesti che ci hanno aperto un po' di più, insomma, le regioni attente. Nel momento della pandemia, anche al cimitero, nei momenti di preghiera. Qualche cosa sulla fondazione del forum. Chi ha avuto un po' l'idea e la presenza musulmana nel forum, come si concilia con altre presenze? Appunto, il forum è un piccolo universo dove anche un po' i conflitti mondiali si riversano dentro, si riflettono. Tu come vedi un po' questo organismo, il suo futuro, il suo presente, il suo passato? Se puoi dirci qualche cosa, ecco. Allora, io vedo che in questi anni le cose si sono sviluppate crescendo sempre di più. Sono partite da questo desiderio di incontrarsi come religioni. Con questa prima festa del Forum delle Religioni, anno 2013. Quando è che è stato fondato? L'anno della fondazione, quindi. Esatto. Ah, ecco, 2004 come inizio. Però lo statuto viene fermato nel 2006. 2006. Esatto. Il 21 di marzo del 2006, Sì. con la grande festa. Però dal 1990 noi abbiamo iniziato con un lavoro sistematico che è il CAD, il Centro Ambrosiano di Dialogo con le Religioni, che aveva sostanzialmente
il rispetto della pace di tutti, ma nello stesso tempo il desiderio di conoscere, di conoscerci. Le attività erano documentazione, progetti, e avevamo delle sezioni islamo cristiane, culture orientali, cristiani d'Oriente e quelle che vivono ancora oggi al consultorio per le famiglie interetniche. La fondazione del forum, appunto, quando si è voluto dare una concretezza non giuridica, perché non potevamo, però concreta davanti alla città, davanti a tutto, abbiamo voluto appunto creare questo momento di festa per voler davvero un po' dar vigore anche alle religioni. Già nell'anno 2000 c'era stato un incontro qui a Milano, riprendeva Assisi, un po' dell'86, ed erano venuti dei personaggi importanti col nostro Cardinal Martini. Poi dopo, nel 2005, insomma, l'elaborazione dello Statuto del Forum, il 21 marzo del 2006 il Forum delle Religioni e le adesioni, avevamo gli ebrei, avevamo ben 4 gruppi buddisti, poi una decina di gruppi cristiani, 4 gruppi musulmani e il gruppo induista. Sì, la cosa interessante è che c'è una presenza sia sunnita, esatto, che anche sciita. Qualche osservazione su questo? Non so se ha riscontrato delle diversità nel rapportarsi con i sunniti, con gli sciiti, oppure no. Guarda, questi problemi sono più a livello teologico loro. Qui noi abbiamo incontrato degli amici sunniti che sono la maggioranza dei musulmani e abbiamo un gruppo che sono tipicamente dell'Iran, che sono sciiti, ma anche questi con la loro bontà, con la loro apertura, così non ci hanno mai creato problemi. Ecco, naturalmente non abbiamo affrontato grandi temi, ma abbiamo affrontato il tema di stare insieme, di crescere insieme, di rispettarci. Per darci dei datteri da mangiare. Sì. All'inizio avevamo i sufi, che erano guidati dal professor Mandel, Gabriele Mandel. E quindi anche lì è stato davvero molto molto bello, perché queste persone, ovviamente con una cultura aperta, ampia, eccetera, hanno favorito già l'incontro, ci hanno favorito tanti momenti belli insieme, senza contrasto, mettendo insieme tante cose belle, insomma. Innanzitutto le persone, perché certo, ci hanno messo insieme come persone, poi dopo il resto si è sviluppato. Parlavo prima del cadre, appunto, di questa anche sfera relativa alle coppie, ai matrimoni interetnici, interreligiosi. È stata una delle principali attività del cadre, giusto? È una delle principali attività. Qui, se tu pensi, proprio per darti alcuni dati statistici, la curia annualmente mi dice quante coppie di mista religione musulmane e cristiane hanno ottenuto la dispensa, no? E io vedo di solito, adesso qui questo era anno 2022, per il mondo islamo cristiano siamo a 15 l'ufficiale della curia, ma noi minimo è il doppio. Abbiamo incontrato 30 persone. Quando io li incontro, un piccolo schema, ovviamente privato, nel quale prendo il nome e il cognome del nubendo, se sono segnalati dalla parrocchia da qualcuno, se hanno qualche presunta data di riferimento, e lì poi non li abbandono. Ecco, cioè spesso facciamo degli incontri, abbiamo sempre fatti degli incontri durante il trimestre, durante il semestre, per invitarli qui, ci vengono volentieri. Adesso arrivano la frotta di bambini, davvero sono proprio tanti che per loro è una festa venire qui a fare l'incontro, che i genitori chiacchierano, ma loro hanno il cortile, hanno tutto, hanno la guida a correre, e stanno, si creano anche un po' di amicizia tra coppie miste. Molto bello, sì, e immagino anche con lei, nel senso, c'è qualche storia in particolare di queste coppie miste che vuole condividere? Qualche esperienza, qualche persona in particolare che è passata, insomma, relazioni che si sono create? Ma l'unica cosa che posso dire è che queste mi hanno aiutato nell'incontrare altre coppie. Questa è stata una delle cose che ancora adesso vorrei favorire. Portarlo ovviamente con un confronto
questi momenti che organizziamo insieme, insomma. Perché per loro è un confronto, no? Come preghi tu, come prego io, cosa fai tu, cosa faccio io, insomma, sono spesso queste domande. Mi hanno fatto anche delle cose molto belle, parlare del Natale insieme, i bambini che disegnavano per terra sui cartelloni cos'era per loro il Natale. Quindi per me è stato uno scoprire, per esempio, che non vengono fuori delle idee strane, no? Del Natale più o meno quello musulmano cristiano, raccontato dal Corano o dal Vangelo di Luca in maniera molto semplice, no? Bambini recepiscono questo, trascrivono questo, pitturano questo, e quindi poi da lì certo bisogna fare dei passi successivi. Io credo sempre a un discorso di educazione nei primi 7 anni, semplice, dai 9 agli 11 anni, che diventa sempre più complicato, e poi dai 13-15 anni, dove il ragazzo sceglie lui, e allora anche con i genitori cerchiamo di portare un po' l'attenzione o il discorso, dire come si può dire per rispettare, per far fare delle scelte libere, ma nello stesso tempo educare, ecco, perché se non parli di niente non educhi. Prima citava appunto Bormans e al volo anche Jean Mohammed. Non so, c'è stato qualcuno che l'ha ispirata, che gli ha dato forza in tutto questo percorso? Io ritengo che padre Bormans è stato mandato da chissà chi dentro la mia vita, e quindi mi ha guidato e mi ha portato avanti. Ovviamente Bormans Martini, insomma, no? Primo è stato giudice di cui citavamo prima, e poi credo sia stata un po' l'esigenza così pastorale qui che mi ha spinto, perché sia Cardinal Tettamanzi sia il Cardinal Scola, e anche Delfini, ecco, non hanno mai lasciato mancare il loro sostegno, no, verso questo lavoro che ho fatto. Penso qui, e io credo davvero che la cosa più bella è se riusciamo a continuare a quel piccolo lavoro che abbiamo fatto, che è di relazioni con tutte queste persone, 140-150 persone, di cui, ripeto, ringraziando il cielo o i cellulari, quindi si riesce a raggiungerli. E ti dico che c'è anche una risposta, perché è difficile che manda un piccolo messaggio e non abbia una risposta. Come fare a dare continuità a questa cosa qua in diocesi? E qui ci vorrebbe davvero qualcuno che continui. Ma ci vuole qualcuno che è dedicato a questa cosa. Continui un po', e credo che la diocesi sia cosciente di questa grande responsabilità che c'è, di questa grande presenza del mondo islamico. Io ho l'impressione che in questi anni non è stato solo coinvolto in questo lavoro qualche responsabile, ma ormai tanti parroci sentono questa bella iniziativa, anzi mi scrivono, c'è già il messaggio, c'è già quando dobbiamo portarlo, quando dobbiamo, e di solito sono attento a mandarglielo per tempo. Sì, abbiamo provato a fare anche incontri parroci imam, no? di scambio, e comunque lui cerca anche un coordinamento di parroci che hanno sul territorio una presenza islamica significativa. Sì, con questo libretto ogni centro islamico c'è un parroco. E anche dal resto delle diocesi lombarde e d'Italia qualcuno si è interessato di questa nostra esperienza? Sì, anche a livello lombardo, soprattutto spinti da Don Savina, stiamo cercando di fare qualcosa, soltanto che io dico, questo respiro così ampio è bello, ma riusciamo a respirare poco e dobbiamo fermarci almeno qui sul piccolo nostro, insomma. Questa stanza è piena di, immagino, di aneddoti, perché quindi se vuoi consigliarci qualche cosa di aneddotico. L'aneddoto principale, se vuoi, vedi quel quadro là in alto, che cos'è? Un uomo che guarda sulla Mecca. Dove l'ho trovato? A Gerusalemme. No, nel laboratorio di mio papà in cantina. Ma dai, quindi la vocazione. Faceva il falegname, no? E aveva giù il suo laboratorio in cantina. Dove l'ho trovato lì. È sempre stata un... Cavoli, è proprio segnato dentro questa cosa. Una cosa che mi ha... Non so mio padre dove l'abbia preso, con me, però era in cantina. L'unica soddisfazione è questa. Ci sarebbe? Questo è il dottorato di Pisani. Ecco. Stiamo parlando degli anni in cui ha studiato anche dell'olio, lì? No. Sì. Paolo dell'olio, prima però. Io l'ho avuto come docente. Poi l'ho avuto come amico in Siria, perché io sono stato barbuso parecchie volte.
era già, era, diciamo, esisteva già la comunità Al-Khalil? Era mentre stava ristrutturandolo? Mentre stava ristrutturando, mm-hmm. io facevo i campi di lavoro e li facevo in Siria, ad Aleppo, poi salivo su a Kafun e naturalmente la sosta lì c'era sempre, insomma. Anche perché con Padre Paolo Dell'Oglio, appunto, dal Pisai in avanti, c'erano stati sempre dei momenti con... Ti ricordi, ecco il famoso ricordo che era comune a noi, a Damasco aver mangiato un bel panino con il cammello. Un'altra cosa interessante è che lui negli anni scorsi ha sempre organizzato quasi tutti gli anni degli esercizi spirituali a Gerusalemme, di taglio anche interreligioso. Di taglio interreligioso, ha provato a invitare Ficero, Maico Ficero, anche altri, anche Bormas, e poi persone là preparate. Sì. Per cui ha comunque creato un gruppo sensibile qui in diocesi, persone che desideravano approfondire anche spiritualmente la questione. Poi ha creato il suo gineceo di signore che lo accompagnano e lo aiutano sempre. E poi un'altra cosa interessante è che ha organizzato tante volte anche viaggi in Iran, per cui ha aperto porte incredibili anche lì. Allora, in Iran era durate di base alla parrocchia dei Domenicani a Teheran? No, lì erano semplicemente dei viaggi turistici. Approfittavo dei pellegrinaggi per me sempre, sì. Sai, perché per andare in Iran non era così facile, infatti. No, quindi ci volevano certi permessi, poi sapendo che io ero religioso, ecco i primi anni, ecco guarda lì le foto di qualche Ayatollah, vabbè. Sono stato in Iran parecchie volte, ripeto, riconosciuto come sacerdote e quindi anche invitato ufficialmente da questi Ayatollah, di questi pezzi, no, signor, per fortuna c'era la guida che gestiva e quindi gestiva un po' le cose. E vabbè, insomma, l'Iran l'ho vissuto bene, però tutto il Medio Oriente lo conosco bene. C'è un qualche momento in cui ti sembra, cioè al di là dell'umanità, cioè che la fede dei musulmani ti ha insegnato qualcosa sulla tua fede, cioè o anche un momento in cui hai percepito Dio in modo particolare grazie alla preghiera degli altri, cioè c'è una cosa che può essere comunicata che non è magari troppo intima per poterla esprimere. No, la fedeltà del mondo musulmano, no? Qualche volta l'avevo giudicata male io, ma in realtà poi vedere che invece ci credono, insomma, no? Nel vedere tu in casa mia che chiedono la sala per poter pregare, ecco, che a turno vanno soprattutto questo gruppo di Alba, sì, sì. Turchi, no? Di Alba, questi mi ha sempre impressionato, no? Perché c'è la festa, siamo qui insieme per far festa, ma non manca mai la preghiera. No, c'è il momento di preghiera, questo è bello, insomma, perché ho commentato a loro alcuni testi al mondo musulmano sulla spiritualità cristiana e anche lì sono rimasti colpiti. In altre parole, forse stiamo scoprendo che abbiamo tante tante cose in comune, uguali.